Miei cari amici, benvenuti in un altro video relativo alla coltivazione dell'orto. Questa mattina, 8 gennaio 2022, volevo fare due buche per trapiantare due piante di frutto. Però mi sono accorto che è impossibile, che questa terra, come vi dicevo, è proprio creta, creta, creta. Non riuscivo a scavarle queste due buche. Avevo preparato pure un po' di letame biologico per metterlo sotto le radici, e poi ci rimettevo sopra uno strato di terreno per non far toccare le radici con il letame. Però ci sono riuscito. Poi allora ho preso una pala da giardino di acciaio che avevo comprato a Lidl, come sempre, che compro sempre a Lidl, della Flora Best. E solo che non potevo scavare con quella pala perché adesso vi farò vedere, non ha un sistema per spingere con la gamba, bisogna fare solo con le mani. Adesso io sto facendo una piccola modifica che vi faccio vedere per poter utilizzare anche l'uso della gamba. Io sono sinistro, quindi, sinistro orso, quindi la metto a sinistra, ma l'ho fatta in modo che può essere girata anche a destra. Adesso vi farò vedere. E questo lo dico pure per Simone Francalanci, che lui è un artista, è un metalmeccanico metallurgico, quindi lui è bravissimo con queste cose. Comunque adesso ve lo faccio vedere quello che sto facendo, ok? Allora, vi dicevo, questa è la pala che avevo comprato a Lidl, una pala da giardinaggio della Flora Best. Si dice Flora Best, ma effettivamente è una bestia di pala, perché credo che sia d'acciaio inossidabile, non lo so, un sacco di tempo che ce l'ho, non si è mai arrugginita, l'ho usata un mucchio di volte. È pesantissimo, c'è un manico oltretutto. Un manico bellissimo, guardate che manico che c'ha. Cioè, ma questi fanno le cose veramente come si deve, eh. Non sono degli strappini, come si dice qua da noi. Sono molto professionali. Comunque adesso io qui, che devo fare? Per spingere con il piede, devo fare come le vanghe, non so se voi conoscete le vanghe, no? Quindi per spingere con il piede io devo mettere qualcosa qui per poter premere giù. O a destra o a sinistra, intercambiabile. Adesso lo vado a prendere e ve lo faccio vedere. Ho trovato due fascette per i tubi, questi sono per i tubi del gas, però l'ho trovata una in un modo e una in un altro, purtroppo non sono riuscito a trovarne due uguali, ma non fa niente. Lo scopo è quello di fare un anello che praticamente mi regge così, stringendolo, da una parte lo saldo con la saldatrice. E da una parte lo posso smontare e poi posso lentare e girare dall'altra parte, perché se uno è sinistro lo fa con la gamba sinistra, altrimenti si può fare con la gamba destra. Questo è una cosa che nelle vanghe si usa, no? In certe vanghe, una volta mio padre l'aveva messa sia a destra che a sinistra, non aveva fatto questa cosa che poteva essere così scambiabile, diciamo. Però adesso io ho pensato di fare questa cosa qui. Ma non ho il cavalletto dietro, perché questa era una cosa che non mi aspettavo da fare. Questa cosa che devo mettere io è così, in questo modo. Questa qui io la salto. A una parte ci ho messo un bolloncino. Questo bolloncino che lo posso allentare un po' e così lo faccio girare questa morsa. Poi dall'altra parte invece ci salto questo pezzo di tutto a chilometro zero, naturalmente, perché sono tutti pezzi di mio padre. Questo qui lo metto così, lo saldo qui, e così uno può fare con il piede, spingere giù, veramente andrebbe messo così per piatto, piede così uno si può fare male se non ha dei belli scarponi grossi. Invece se io lo saldo piatto così è molto meglio, poi si gira qua a sinistra o si gira a destra a seconda della persona che lo utilizza. Nel momento in cui uno non lo vuole più questo, si leva questo bulloncino e praticamente levando questo bulloncino questo esce e se ne va, perché basta allentare questo e quindi praticamente questo no, ecco qua, lo levi e via, e ritorna la cosa come era prima. Secondo me è un'idea simpaticissima. Adesso la faccio, però purtroppo non posso farvi vedere quando la saldo, perché come ripeto non ho il cavalletto, sto da solo in questa mia tenuta di campagna, in mezzo ai boschi dell'alta valle dell'Aterno, del famoso Aterno Pescara. Ok, allora vi faccio vedere, visto che ci ho acceso
il telefonino, vi faccio vedere un'altra cosetta simpatica. Eccola qua, mo la faccio vedere subito. L'anno scorso avevo fatto queste centine di, con una verzella di, che avevo lì, sempre lo stesso a chilometro zero. Ce ne avevo solo tre purtroppo e le ho fatte. Poi mi sono accorto che erano troppo basse, perché queste praticamente sono 4 metri, mi sembra, una volta curvate. E così ci ho fatto un'aggiunta con dei tondini di ferro del FI12, mi sembra, sì, 12, del FI12. Però che succede? Che quando li vado a inserire nella terra, mi sono accorto che non ce la faccio con la mia forza e non c'è niente per poterle infilare giù. Allora dico, ma cavolo, è tanto semplice, io ci saldo un pezzettino di verzella qui, così, eccola qua, io la saldo qui questa verzella, con la saldatrice sopra e sotto, bene, prima di saldarla devo levare la ruggine, perché altrimenti non attacca la saldatrice, la saldo così, poi con il martello, con la mazza, posso menare, diciamo, dare dei colpi, e questo qui mi entra nel terreno, questo tondino di ferro, altrimenti io non ce la facevo, ne facevo entrare soltanto 10 centimetri, invece questo è lungo 50, credo. Se potesse andare fino a giù in fondo, è molto più resistente, capito? Questo è come un palo che va nel terreno, no? Se uno lo manda, diciamo, 30-40 centimetri sottoterra, è molto più resistente agli urti. E questo lo voglio fare. Adesso, siccome che accendo la saldatrice, ho fatto questi, che poi qui non c'ho nemmeno la sega, ho tagliato con il frullino, come lo chiamate voi, con la smerigliatrice, col flessibile, insomma, ecco. L'ho tagliato e ho fatto 6 pezzi, perché sono 1, 2, 3, dall'altra parte 4, 5, 6, 6 pezzi che adesso andrò a saldare. E poi una volta finito il lavoro, pure questo vi faccio vedere il risultato. Ok, mi sembra pure questa una simpatica idea. Non lo so, non mi posso giudicare da solo. Dovete giudicarlo voi. Se non vi piace, mettete non mi piace, non è che vi dovete vergognare, io non mi offendo. Non mi sono mai offeso, ma uno mi ha detto non si può vedere i tuoi video. Vabbè, ma non mi offendo io. Io tanti video, per esempio, li guardo, ma certi veramente non si possono vedere. Ultimamente ho criticato un mio collega youtuber che ha smontato un Isomix Stella con una facilità estrema. Io ho detto, ma tu me lo devi spiegare come hai fatto, perché mica sei mandrake. Io ho fatto una sudata che non finisce mai. Simone Francalangi mi ha confermato che era difficilissimo smontarlo. Arriva lui, lo caccia con un cacciavite. Ma io ho i miei dubbi, non lo so perché l'ha fatto. Comunque poi mi ha chiesto un po' scusa la chat, diciamo, ha detto, no, ma sai, era già stato smontato da un altro collega idraulico. Va a poter spingere con un piede, come le vanghe, le famose vanghe, ecco, vedete? E poi lo potete girare dall'altra parte o così. E questa qui può essere usata, per esempio, per fare, se uno deve fare un piccolo scavo, perché è molto robusta questa pala. Adesso per cacciarlo lo faccio uscire da sopra, come l'ho fatto entrare, non c'è bisogno che... E qui avevo pensato di metterci un altro bulloncino, ma poi ho detto, ma che serve, ne basta uno, perché tanto se devo uscire esce dall'alto, se lo devo girare basta che faccio questo qui, ci ho messo questo piccolo che ho trovato, poi tutte cose che ho trovato, non è che ci metto una bella rondellina, e vabbè, questo va bene così. Adesso lo taglio e poi vi faccio vedere come va. Possiamo fare pure le prove sul terreno, tanto ancora presto, sono le 4. Oggi è una giornata bellissima di sole, ieri era bruttissimo, invece oggi è uscita la quiete dopo la tempesta, come dice Leopardi. Adesso vi faccio vedere invece quell'altro lavoretto. Quest'altro lavoretto, come vi dicevo, ho saldato delle piccole mensoline a queste centine, così uno può menare con una mazza, per esempio, e farla entrare nel terreno, altrimenti non avevo possibilità. Non ce la facevo, potevo farla entrare 10-15 centimetri, così uno la può far entrare tutta. Adesso prendo una mazza e vi faccio vedere. Ecco, vedete? Io posso fare con questa mazza così, meno 4 botte, con una mazza bella robusta che peserà un chilo questa. Vedete, poi questa mazza ci ho messo un chiodo per non farla uscire, perché purtroppo le mazze hanno questo problema. Con i manici di legno si seccano.
perché evapora l'umidità, evapora l'acqua che sta nel legno e si seccano e se ne escono i manici. Infatti adesso non li fanno più di legno, ma li fanno di plastica, e la plastica è inerte praticamente, una volta messa non è soggetta a riduzione di volume. Infatti quasi tutti ormai li fanno di plastica. Sono delle plastiche molto, molto morbide, ma molto resistenti. Allora, guardate questo come va. Faccio così, vedete già come entra. Ecco qua. A tutte quante le ho fatte, ne ho messe 6. Sono lunghe 1,5 cm, non lo so. Però questa era una cosa che dovevo fare, perché ogni volta non potevo metterle queste centine. Queste le metto per salvare qualche volta qualche ortaggio, perché cominciano le gelate, anche i pomodori magari, no? Cominciano le gelate e io devo subito correre ai rimedi e ci metto un telone, adesso lo devo ricomprare perché quello si è tutto rotto. E questa è la... questa non è l'officina vera di mio padre, questo era un capannone dove ci tenevamo l'attrezzi. E poi praticamente a quell'altra officina non c'è più la corrente perché l'ho staccata, mi è arrivata una tombola. Mentre qui c'è il gruppo elettrogeno, uso il gruppo elettrogeno, ma che me frega, capito? E ci faccio funzionare questi piccoli attrezzi, il trapano Bosch, tutte cose vecchie. Guardate, quello lì è un Black Decker che ho vinto una volta, non mi ricordo, feci un concorso e vinsi un Black Decker, tanti anni fa, è l'unica cosa che ho vinto. E vabbè, queste cose qui. Poi sotto ci sta tutte le cose, le ruote, delle carriole. Ecco, c'è una piccola incudine, a quell'altra c'era un'incudine, una morsa storica pure questa, chissà se era di mio nonno, di chi era. Capite? Poi qua c'è il caricabatterie e le batterie naturalmente, quante ne voglio di batterie, perché si scaricano e le devo ricomprarle. E vabbè, allora questo è la cosa. Allora, se vi è piaciuto il video, arrivederci al prossimo video, mettete mi piace. Ah no! Scusate, vi devo far vedere ancora il lavoro finito della pala per giardinaggio, modificata in vanga, ok? Allora, come potete vedere, questo è il buco che stavo facendo e non ce la facevo a farlo. Adesso ho modificato questo, l'ho fatto tipo vanga. Se uno preme, va giù, ecco qua, vedete? Va giù, adesso lo devo aggiustare un po' meglio. Certo, non posso lavorare se regolo il telefono, però ecco, il concetto è questo, adesso lo devo stringere un po' di più. Poi se uno invece è di lavora meglio con la gamba destra, si fa così, si gira e si fa con la gamba destra, vedete? Fa così, uno prende, adesso lo devo stringere un po' di più, va giù e prende la terra. Io penso che va bene, adesso lo devo semplicemente stringere di più. Il resto, siccome che per stringerlo un po' ci devo mettere qualcosa interno, magari ci metto un pezzo di cuoio o qualcosa, perché altrimenti adesso riaprirlo mi scoccia un po'. Ci metto una striscettina di cuoio, fra il ferro e la... il legno, e poi naturalmente stringo, posso stringere di più, così non si rovina nemmeno il legno. Ok, se il video vi è piaciuto, mo non me la sento più di fare il buco perché è tardi, però penso che con questo sistema si farà molto prima. Poi nel momento in cui uno la vuole fare, lo lenta il bolloncino, lo allarga e lo fa uscire da qui, dal manico sopra, no? Esce da qui perché è più fino, qui, e se ne va giù, e via. Beh, non lo so, una stupidaggine, lo so. Un saluto al mio amico Franca Lange, Simone, che lui è un artista, magari mo mi critica per questo lavoro, dice hai fatto un appiccico, però, l'importante è che funziona, mo non è bello, ma funziona. Funziona. Anche se uno deve raccogliere... per esempio della cosa per terra, no? delle foglie, non lo so, del terreno per terra, no? E magari è duro il terreno, allora uno fa così e spingi così, fai così e spingi. Io penso che è una buona idea. Vabbè, adesso lo vado a finire, lo vado ad aggiustare.
Ok, al prossimo video mettete mi piace, mi raccomando, eh? E iscrivetevi, mi piace non mi interessa, potete mettere anche non mi piace, però iscrivetevi al canale. Ciao. Mo' ho in mente uno scoop, ma non ve lo dico. Qualcuno è contrario, qualcuno mi dice va bene, fallo. È una cosa un po' grossa questa, non so, sono un po' indeciso se lo faccio. Volevo farlo per festeggiare i miei 100 iscritti, adesso sono arrivato a 111. Non lo so, magari aspetto a 150, ma poi non lo farò mai, perché a 1000 quando ci arriverò? Non ci arriverò mai a 1000, perché è impossibile qua, ci vuole proprio fare qualcosa di straordinario, che piace molto alle persone, a quelli che lo guardano, perché sennò non si iscrivono. Ok, allora, ciao, al prossimo video. Per finire il video, ecco qua, ho stretto, ci ho messo una fascetta sotto. In realtà ho trovato una fascettina di piombo che è morbido. Una fina fina, ho fatto una striscetta di piombo che ce l'avevo, no? Questi piombi che si mettono per le Converse, eccetera. Ho fatto una striscettina, ce l'ho messa, ho stretto e adesso va bene. Certo, quando uno preme è chiaro che si inclinerà un po', perché dovrebbe essere proprio stretta a morte, ma insomma dopo. Però per girarla ci serve una chiave, una pinza, perché questa qui è a brugola, e ho trovato questo dadino a brugola, però se trovo un altro così, magari con la stella, uno può fare con cacciavite, con questo ci serve forse una pinza, una chiavetta a brugola, oppure la chiave è questa, ci vuole questa chiave qui da 8, ci vuole questa chiave da 8, perché purtroppo non ho trovato di meglio. Questo è tutto a chilometro zero, come ripeto, ecco, vedete? Così stringete. O stringete con questa o con la brugola. L'effetto è sempre lo stesso. Qui si vede la fascetta che ho messo, vedete? Ok, allora. Questa volta è proprio finito il video, quindi arrivederci al prossimo.